SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Ha chiesto scusa Andrea Speziali, il riccionese che ha filmato in diretta il giovane morto sulle strade di Riccione subito dopo il suo incidente. La procura valuta con quali capi di imputazione avviare un'inchiesta. Una giovane paziente dell'ospedale Cervesi di Cattolica ha denunciato un operatore sociosanitario della struttura che, quando lei era ancora intorpidita dall'anestesia, l'avrebbe molestata sessualmente. L'uomo è per ora ai domiciliari. Entra in ospedale armato e chiede aiuto ai medici. Potrei compiere dei crimini. Allertata subito la polizia, l'uomo è stato denunciato per porto ingiustificato di armi. Sarebbe morto per un colpo partito accidentalmente dal proprio fucile. Questa è la triste vicenda di un cacciatore delle Ravennate trovato senza vita in un capanno prima di una battuta di caccia. I 9 lidi di Ravenna sono al centro di un progetto di riqualificazione. 4 i workshop di progettazione partecipata attivi per la loro rigenerazione. Il percorso è partito dai commenti raccolti sul web. Basket, coach Valli predica umiltà per l'Unieuro Forlì, sconfitta a Treviso nel weekend. Con l'infortunio ad Iliegro, al momento meno grave del previsto, i biancorossi dovranno sopperire a questa assenza con Roseto. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Mirko Paganelli. A voi tutti buonasera dalla redazione di TR24. Torniamo a parlare di quella brutta diretta Facebook del ragazzo che non ce l'ha fatta dopo essersi scontrato col proprio scooter contro un albero sulle vie di Riccione. Torniamo a parlare perché la procura sta valutando a quali capi di imputazione ricorrere per avviare un'inchiesta. Intanto l'autore di quel video ha chiesto scusa. Da un lato c'è la brutta storia di un ragazzo, Simone, 24 anni di Riccione, la cui giovane vita si è fermata contro un albero la notte di sabato scorso in una via della sua città. Dall'altro lato c'è l'amaro risvolto dovuto a un ragazzo, suo concittadino, che quella notte, di fronte a quel corpo disteso sull'asfalto, immobile, ha pensato bene di sfilare lo smartphone dalla tasca ed avviare una diretta Facebook, ovvero mostrare tramite un video al popolo del web la scena che gli si presentava di fronte. Andrea Speziali, l'autore del video, critico d'arte e candidato al Consiglio Comunale alle ultime elezioni, potrebbe rischiare grosso. La Procura di Rimini, che ha sequestrato i video incriminati, sta infatti valutando che tipo di reato potrebbe configurarsi. I social network restano ancora un terreno debole in quanto a legislazione e non tutti i reati che valgono sugli altri media, come la pubblicazione di immagini raccapriccianti, potrebbero valere su queste piattaforme. Per ora resterebbe esclusa l'ipotesi di omissione di soccorso. Pare infatti che un'altra persona avesse allertato i soccorsi prima dell'arrivo di Speziali sulla scena. Il giovane, molto conosciuto in zona, si dice dispiaciuto e si difende sostenendo che di fronte a quella scena straziante era sotto shock. «Non mi rendevo conto di quello che facevo», ha detto alla stampa. Ma quella stessa rete, alla quale l'improvvisato videomaker si era affidato per condividere il proprio dolore, gli si è rivoltata contro e in gran parte in una maniera deprecabile quanto il desiderio di filmare la morte in diretta. Aveva 52 anni, il cacciatore trovato morto in un capanno nelle Ravennate e ad essere risultata fatale probabilmente la sua stessa arma, sarebbe partito infatti accidentalmente un colpo.
Hanno avuto un tragico epilogo le ricerche di un cacciatore scomparso sabato scorso a Ravenna. Gianluca Cavallucci, 52enne di Nido Adriano, era uscito di casa per una battuta di caccia e dopo alcune ore, nelle quali la compagna non riusciva a trovarlo, all'armata aveva avvisato i carabinieri. Le ricerche del 52enne sono iniziate in collaborazione tra carabinieri e vigili del fuoco, sino alla scoperta del cadavere lunedì pomeriggio nella zona conosciuta come Valle della Canna, vicino a Sant'Alberto nel Ravennate. L'uomo era riverso a terra all'interno di un rudimentale capanno da caccia, ucciso da un colpo di fucile al volto. L'ipotesi più probabile, visto lo scenario della tragedia, è che si sia trattato di un incidente e sembra probabile che il colpo sia partito mentre l'uomo maneggiava l'arma da caccia. Si recava spesso in quella zona per cacciare anatre e l'ipotesi più accreditata sembra essere che abbia maneggiato in velocità il fucile, forse per l'avvistamento improvviso di un volatile, e che il colpo sia partito colpendolo in pieno volto. La morte risalirebbe al giorno stesso della scomparsa e le ricerche sarebbero state indirizzate dalla compagna proprio nella Valle della Canna, luogo in cui si recava spesso la vittima per cacciare. A diversi chilometri di distanza è stato rintracciato il pick-up dell'uomo, sul quale aveva caricato uno scooter, col quale aveva percorso la strada della valle. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo operativo ed è stato informato il PM di turno. È arrivato in ospedale con pistola e coltello, è stato denunciato per porto ingiustificato d'armi o oggetti atti a offendere un 42enne di Ascoli Piceno che nella notte tra venerdì e sabato è entrato al Santa Maria delle Croci di Ravenna consegnando al medico che lo ha ricevuto le armi che portava con sé. Il personale sanitario ha subito allertato la polizia. L'uomo ha spiegato che dopo aver raccolto il piccolo arsenale si è reso conto che avrebbe potuto compiere dei crimini, per questo ha deciso di chiedere aiuto in ospedale. Il marchigiano inoltre ha confessato agli agenti di aver nascosto altre armi acquistate sul web nei pressi del nosocomio, poi rinvenute dopo appurati controlli, tra queste presenti anche un cacciavite e delle fascette utili a legare le vittime ai polsi. E non mi resta più niente, non ho soldi né casa, ha agito per disperazione Viviano Gaetano, l'autore della rapina realizzata nella giornata di giovedì ai danni della filiale Ravennate della Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna, dove ha fatto irruzione armato di un coltellino comperato poco prima. Queste le confessioni del 45enne catanese arrestato in pieno colpo e ora agli arresti. L'uomo ha raccontato di avere serie difficoltà economiche da giugno scorso, quando è uscito dal carcere, dove vi era finito in seguito a un'altra rapina perpetrata in un supermercato di Riolo Terme. Anche in quell'occasione Gaetano si era presentato alla cassiera con il volto travisato e con un'arma, una pistola scacciacani. E ci spostiamo a Cattolica, un caso di violenza sessuale che avrebbe avuto luogo all'ospedale Cervesi della città, vittima una giovane paziente mentre agli arresti domiciliari è finito un operatore socio-sanitario di 66 anni. La stanza del risveglio. Così chiamano uno degli ambienti in cui una persona dovrebbe sentirsi più al sicuro perché in un momento di massima vulnerabilità. E invece il risveglio per una giovane donna di 25 anni di Cattolica è stato traumatico. Ancora intorpidita dall'anestesia totale dell'intervento chirurgico che aveva appena subito all'ospedale Cervesi della sua città, la paziente si è trovata addosso il barellista che la palpava nelle zone intime. La 25enne doveva ancora riprendere piena coscienza, ma era già consapevole, ha detto agli inquirenti, di ciò che le stava capitando. Avrebbe infatti espresso il proprio rifiuto, ma ancora era priva della forza per opporsi fisicamente. L'operatore sociosanitario, un 66enne originario del Foggiano, da tempo residente a Montescudo, Montecolombo, avrebbe continuato la violenza sessuale anche mentre spingeva la barella della paziente verso il reparto. Nella camera da letto dell'ospedale, la ragazza, originaria del Bangladesh ma da qualche tempo in Italia, è scoppiata a piangere e ha raccontato tutto alle altre degenti, dicendo loro in inglese «old man, bad man», l'uomo anziano è un uomo cattivo. Con l'aiuto del fidanzato ha denunciato il fatto ai carabinieri di Riccione, mentre le altre pazienti hanno riportato il racconto ai responsabili della struttura, i quali si sono dimostrati da subito collaborativi con gli investigatori per ricostruire la dinamica dei fatti. Il 66enne, che non ha precedenti e che fino ad ora non è mai stato denunciato da altre persone, si trova adesso agli arresti domiciliari. Sono state sicuramente importanti e decisive le testimonianze di alcune co-degenti della donna che hanno assistito non al momento consumativo della violenza sessuale, quanto piuttosto alla immediata e drammatica reazione della vittima che è scoppiata in un pianto dirotto all'indomani di questi gravi fatti che aveva da poco subito.
Ancora la cronaca, ci spostiamo a Cesena. Tre attività commerciali della galleria Cavour nella mattinata di domenica sono state prese di mira da una banda di ignoti. La notizia la vediamo sul nostro portale tele24.it. Erano circa le 6 del mattino e i malviventi hanno messo a punto dei colpi di scarsa consistenza, contando magri bottini. Nei piani dei soliti ignoti anche un'enoteca nella quale non sono riusciti a penetrare, essendo stati interrotti da un inquilino del condominio adiacente. Per tutti i colpi la dinamica seguita è sempre stata la stessa: dapprima hanno praticato un taglio nella serranda per poi entrare nei locali rompendo i vetri con un bidone della spazzatura. Una volta dentro hanno cercato di aprire le casse per recuperare banconote e monete. Adesso risulta essere alta la tensione tra ristoratori e commercianti della città. E sostituiva il proprietario della tabaccheria. Lui si fidava, ma lei giocava ai gratta e vince per tentare la fortuna. Protagonista una settantenne di Russi, nelle Ravennate, che avrebbe grattato per ben 6 mesi per un ammontare complessivo di 30.000 euro. Un danno quantificato dallo stesso titolare dell'attività commerciale, che dopo averla accolta al lavoro e in famiglia ha scoperto il curioso raggiro e ha deciso di denunciarla. L'anziana donna, regolarmente assunta nel 2012, dovrà rispondere di furto continuato e aggravato sia dal danno provocato che dell'averlo commesso con abuso di prestazione d'opera. Solo nel 2014, dopo 2 anni di lavoro, il 54enne ha notato una progressiva diminuzione degli incassi, tanto da attivare le telecamere di sorveglianza nell'area della cassa, che sono state decisive per capire la causa degli ammanchi. Ci spostiamo a Ravenna, prosegue il progetto di riqualificazione, il dibattito attorno alla riqualificazione dei 9 lidi ravennati attraverso dei workshop, 4 workshop dedicati a questo tema. Vediamo allora come prosegue il tutto. Sono 4 i workshop di progettazione partecipata su rigenerazione urbana, innovazione di prodotto, branding e competizione, ecosistema digitale, dedicati al futuro dei 9 lidi ravennati, che si concluderanno mercoledì 25 al Museo d'Arte della città di Ravenna. Il percorso relativo al piano di valorizzazione dei 9 lidi, organizzato dall'assessorato al turismo del comune di Ravenna, è partito dai commenti sui lidi in 175 siti, da TripAdvisor a Facebook. Poi ha creato una piattaforma con gli operatori del settore, i turisti e i cittadini. Infine un focus group con proloco, comitati e consigli territoriali. Sarà così possibile individuare una serie di interventi prioritari da inserire nel piano di valorizzazione. Ora 4 workshop che vanno a riassumere caratteristiche, anzi elementi fondamentali per quello che dovrà essere il piano di valorizzazione, che sarà il prodotto finale di questa iniziativa. La rigenerazione urbana, intesa nel concetto più contemporaneo di oggi, rappresenta per i lidi una possibilità concreta di poter avere una valorizzazione effettiva di questo tipo di territorio, che ancora non ha risentito in modo così sostanziale di un turismo di massa che ha contraddistinto altre parti della costa romagnola. Teniamo che la rigenerazione urbana da questo punto di vista possa essere lo strumento idoneo per la costruzione di una visione strategica di questa parte di territorio lungo circa 35 chilometri, all'interno della quale far confluire tutte le aspettative, tutte le istanze. Ci spostiamo a Faenza, dove i carabinieri hanno trovato un carico illecito di materiale ferroso a bordo di un Ducato giallo. Alla guida del veicolo c'era un 26enne che si trovava insieme alla sua compagna 19enne, entrambi domiciliati in città e già noti alle forze dell'ordine. I militari hanno aperto il portellone del mezzo, scoprendo il cumulo di scarti ferrosi e vari pezzi di climatizzatori per interni, compresi 2 split potenzialmente dannosi per l'ambiente e la salute pubblica a causa dei residui di liquido refrigerante utilizzati durante il loro ciclo di funzionamento. Alla richiesta di esibire le autorizzazioni per il trasporto di quel materiale, i due hanno dichiarato di non avere nulla e quindi per entrambi è scattata la denuncia per trasporto illecito di rifiuti in concorso. Ancora Ravenna, ancora riqualificazione, questa volta ci spostiamo nel centro storico, oggetto degli interventi di recupero e le ex corti delle antiche carceri. Vediamo. Dureranno 90 giorni i lavori di riqualificazione delle facciate nord di Piazza Unità d'Italia.
già corte delle antiche carceri, che vedono un percorso congiunto con tutte le proprietà, privati e attività economiche, avviato da tempo dal Comune di Ravenna, volto a valorizzare la funzione turistica della piazza che accoglie concerti, incontri e ambisce a diventare un nuovo salotto della città del mosaico. Un lavoro di riqualificazione che riguarda l'intera area. Gli intonaci delle facciate saranno rifatti e restaurati, ritinteggiati i paramenti murari, saranno inoltre rimossi parabole e condizionatori, fili elettrici, tubi di aerazione, scarico, ganci, saranno sistemate gronde e pluviali. Inoltre sarà possibile incrementare il numero di vetrine a facciata sull'ex corte delle antiche carceri. A riqualificare ancora di più la piazzetta c'è l'idea di aprire un collegamento tra via Cairoli grazie a un corridoio di proprietà privata tra l'ex negozio di Cellarosi e il nuovo ristorante Al Cairoli. Il tunnel è già stato approvato in giunta con una delibera proposta dall'assessore ai lavori pubblici di Ravenna, Roberto Fagnani. La prima velostazione della Romagna avrà probabilmente sede a Cesena e potrà contare su un finanziamento della regione per un ammontare complessivo di 2 milioni di euro. Una nuova offerta per la città e per l'intera popolazione che andrà ad aumentare i servizi urbani, favorendo anche il turismo e una più viva partecipazione dei giovani. In questa cornice si inserisce il nuovo progetto della velostazione, una struttura che dal 2019 sarà destinata al parcheggio biciclette dotata di servizi rivolti principalmente ai ciclisti, che possono essere a supporto della mobilità leggera favorendone la diffusione. Il progetto, che si inserisce nell'ambito di una complessiva riqualificazione dell'area limitrofa alla stazione di Cesena, è stato presentato in comune alla presenza del sindaco Paolo Lucchi e degli assessori alla sostenibilità ambientale Francesca Lucchi e ai lavori pubblici Maura Miserocchi. Il progetto della velostazione e quindi dell'edificio di cui stiamo parlando, comprensivo del raccordo stradale e dei vari piani di aree pedonali attorno a questo edificio, all'incirca 2 milioni di euro. I tempi di realizzo, diciamo, cominceremo entro l'anno facendo quello che è l'accordo con RFI, il prossimo anno svilupperemo la progettazione perché finalmente nel 2019 possiamo vedere la velostazione realizzata. Presenti anche alcuni membri della rete ferroviaria italiana che ha ceduto al comune un magazzino di sua proprietà che diventerà una vera e propria ciclo officina dove si svolgeranno attività volte a stimolare le persone e a prendersi cura della propria bici e dei vecchi mezzi recuperabili. E adesso andiamo a vedere insieme dalla fiera di Cesena le novità dell'ultima edizione dell'evento Contemporanea. Si trasferisce da Forlì a Cesena e quest'anno si ribattezza Arte Forlì Cesena Contemporanea, un'opportunità per conoscere l'arte dei nostri giorni attraverso la fotografia, la pittura, il video, l'installazione e tanto altro. Ci trasferiamo nella rinnovata location del quartiere fieristico di Cesena Fiera, ma il nostro format rimane sempre uguale. Ovviamente una formula vincente non si abbandona mai. L'unica cosa che abbiamo aggiunto quest'anno alla nostra formula di mostra mercato d'arte moderna e contemporanea è che oltre alle gallerie d'arte saranno presenti anche gli artisti indipendenti e le associazioni culturali con opere che sono al di sotto dei 5.000 euro. Questo per far sì che sia più facile anche per il pubblico poter permettersi l'acquisto di un'opera d'arte. Quindi non soltanto i collezionisti potranno accorrere in fiera, ma anche semplicemente gli appassionati. Ovviamente nella nostra formula vincente riproponiamo come ogni anno mostre museali di grande importanza. La mostra, diciamo così, che è fatta un po' da collante e da anteprima di Arte Forlì Cesena Contemporanea è la mostra di Mario Sironi, che ha inaugurato il 16 settembre al Palazzo del Ridotto a Cesena e che sarà riproposta dal 27 al 30 ottobre presso il quartiere fieristico di Cesena con l'aggiunta di 30 opere in più. Continuano le collaborazioni con eventi collaterali come Spazio lo Spazio a cura di Oscar Dominguez, l'evento Arte per la Nave a cura di Scuola la Nave e poi un evento a cura di Raffaella Caruso della Galleria Eidos Immagini Contemporanea di Asti che presenta le opere dell'ultima fase del maestro Bruno Di Bello intitolato Tabule Picte.
Arte Forlì Cesena Contemporanea si svolgerà dal 27 al 30 ottobre alla Fiera di Cesena. E adesso c'è una notizia appena arrivata: è stata ridotta di 2 mesi in appello la condanna per Daniela Poggiali, ex infermiera dell'ospedale di Lugo nella Ravennate, imputata in questo processo per alcuni furti in corsia. La pena inflitta alla donna è dunque passata da 4 anni e 6 mesi a 4 anni e 4 mesi. Poggiali, recentemente assolta e scarcerata in appello dall'accusa di avere ucciso un'anziana paziente con un'iniezione di potassio, in questo filone era accusata di avere rubato soldi a degenti o a loro parenti e le veniva contestato anche il peculato per la sottrazione di materiale ospedaliero, tra cui alcuni farmaci. Confermato il risarcimento a favore dell'ASL Romagna. Su Poggiali pende il ricorso in Cassazione della Procura Generale per l'omicidio. Ed era tutto, adesso passiamo alle brevi. Ravenna, grave incidente questa mattina attorno alle 9 davanti all'ospedale. Una donna di 59 anni è stata travolta da una Smart condotta da una 60enne mentre stava attraversando la strada. Forlì, furto di attrezzi agricoli nella campagna forlivese. I malviventi hanno forzato una porta in lamiera e hanno rubato, probabilmente con l'aiuto di un furgone, una grande quantità di attrezzi agricoli per un valore di 10.000 euro. Riccione, i carabinieri di Pesaro hanno arrestato un latitante rumeno sul quale pendeva una condanna di 5 anni di reclusione per estorsione, furto, frodi e detenzione illegale di armi. Il 48enne è stato fermato sulla statale adriatica nella città romagnola. Forlì, la polizia municipale ha individuato un 30enne rumeno intento a chiedere l'elemosina con l'impiego di 2 cani davanti alla cattedrale cittadina. Applicando il regolamento comunale di igiene, che vieta l'utilizzo dei cani nella pratica dell'accattonaggio, i cani sono stati sequestrati e ricoverati presso il canile. E adesso la linea al nostro Marco Rossi con tutte le notizie sportive. Ci vediamo subito dopo con le previsioni del meteo. Buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. L'Unieuro Forlì è uscita sconfitta dal confronto con Treviso nella quarta giornata di Serie 2. Il bilancio in classifica è in pareggio con 2 successi e altrettanti KO. Giorgio Valli non è soddisfatto e dovrà compattare il gruppo già domenica con Roseto, oltre che sopperire all'assenza di Diliegro, infortunato. Noi non siamo ancora pronti per affrontare in trasferta squadre che ci mettono le mani addosso in maniera lesta, devo dire, attenzione, una difesa molto fisica, che sapevamo che Treviso fa da tanti anni, non è un caso che in cima la classifica, sempre, e quindi deve maturare molto più in fretta. Non possiamo giocare uno contro 4 o uno contro 5. Capisco che può saltare il cervello a volte, però dobbiamo maturare, ancora non siamo pronti. Capisco perché siamo a ottobre, quindi non faccio processo a nessuno, però dobbiamo accelerare la svelta, questo processo di apprendimento. E poi di fondo dobbiamo essere tutti molto più umili, perché se avessimo avuto più unità, che magari è inconscio, perché magari il futuro di altro ti destabilizza, poi vuol dire a noi non si salta più di dietro e non sarà un problema semplice, però dobbiamo di fondo essere molto più umili. Forse perché in casa ci gasano un po' troppo, pensano di essere un po' più bravi di quello che siamo, in realtà non lo siamo. Una squadra di medio bassa classifica che stia salvando più presto e di conseguenza di diretta la stessa unità, qualche mese fa siamo qua con l'americano rotto in meno giocatori, abbiamo giocato fino all'ultimo tiro, poi abbiamo dovuto trovare un genere di identità e per quello che ci ha permesso di salvarci ancora non ce l'abbiamo. Passiamo in Serie B, il primo derby stagionale per l'Orva Lugo è andato in archivio con una grande vittoria contro Rimini. Krebs, che nulla hanno potuto di fronte alla prova corale della squadra di Galetti, trascinata dai 16 punti di Tinsley. Gianluigi Galetti, coach nonché pilota di questo aereo luguese del basket. Una partita importante per Lugo, importante anche per i nostri avversari, quindi nel risultato non era così scontato. I 2 punti li hai portati a casa? Ma sì, la cosa importante è come li abbiamo portati a casa, nel senso che noi abbiamo fatto una partita conducendo per 40 minuti, giocando con un'intensità
quasi sempre al 101%, quindi voglio dire mettendo sempre Rimini in condizioni di fare tiri abbastanza sforzati, lontano da canestro, di non fargli fare le cose che abitualmente fa. Abbiamo avuto pochissimi passaggi a vuoto, credo che sia stata una vittoria bella anche da costruire durante la settimana senza Valentini, con un lavoro importante di questi ragazzi che fanno tanti sacrifici. Passiamo ora al rugby. Il Romagna RFC esce sconfitto per 15-13 dal match casalingo con il Vasari Arezzo, un risultato che lascia l'amaro in bocca e che arriva al termine di una partita poco brillante. Sono gli ospiti a provare subito a portarsi in vantaggio con un calcio piazzato, anche se successivamente è il Romagna a prendere le redini del gioco fino al 26esimo, quando Donati scatta in meta e Gallo trasforma il 10-7. Nella ripresa il Vasari trova la forza di ribaltare il match con la meta di Arrostini ed un successivo calcio di punizione di Scartoni. Termina qui questa edizione di TR24 Sport. Ricordo che per ulteriori approfondimenti rimane sempre disponibile il nostro portale tr24.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. E adesso passiamo al meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. Sia la giornata di lunedì che quella di oggi sono trascorse con cieli azzurri su quasi tutta l'Emilia Romagna, a merito del ritorno dell'alta pressione e grazie alla ventilazione giunta domenica, lo smog è andato via in gran parte, non del tutto, però ha permesso i cieli di tornare azzurri e non quasi lattiginosi in pianura. La situazione vedrà anche domani una situazione stabile su tutta l'Emilia Romagna e soleggiata, quindi il sole sarà il protagonista con cieli sereni quasi ovunque. Temperature minime ancora particolarmente basse in pianura, con valori fino a più 3, più 5 gradi nelle aree di campagna, mentre altrove saremo intorno ai 7-10 gradi, mentre i valori massimi saranno in lieve aumento, compresi tra 17 più 21 gradi. Ventilazione debole, mare calmo. Nei prossimi giorni ci sarà sempre il sole ben presente, temperature più o meno stazionarie in pianura, mentre aumenteranno nettamente in quota a causa di aria decisamente calda per il periodo, quindi torneremo alla situazione di circa una settimana fa. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Andiamo a rivedere insieme le principali notizie di oggi. Ha chiesto scusa Andrea Speziali, il riccionese che ha filmato in diretta il giovane morto sulle strade di Riccione subito dopo il suo incidente. La procura valuta con quali capi di imputazione avviare un'inchiesta. Una giovane paziente dell'ospedale Cervesi di Cattolica ha denunciato un operatore sociosanitario della struttura che, quando lei era ancora intorpidita dall'anestesia, l'avrebbe molestata sessualmente. L'uomo è per ora ai domiciliari. Entra in ospedale armato e chiede aiuto ai medici. Potrei compiere dei crimini. Allertata subito la polizia, l'uomo è stato denunciato per porto ingiustificato di armi. Sarebbe morto per un colpo partito accidentalmente dal proprio fucile. Questa è la triste vicenda di un cacciatore delle Ravennate trovato senza vita in un capanno prima di una battuta di caccia. I 9 lidi di Ravenna sono al centro di un progetto di riqualificazione. 4 i workshop di progettazione partecipata attivi per la loro rigenerazione. Il percorso è partito dai commenti raccolti sul web. Basket, coach Valli predica umiltà per l'Unieuro Forlì, sconfitta a Treviso nel weekend. Con l'infortunio a Diliegro, al momento meno grave del previsto, i biancorossi dovranno sopperire a questa assenza con Roseto. Ed era tutto per questa edizione del telegiornale. Ricordate come sempre di rimanere aggiornati con tutte le notizie dal nostro territorio attraverso il nostro portale tr24.it, la pagina Facebook e l'account Twitter. A voi tutti una buona serata!
Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.